Luglio 1999, un commando saccheggia in tutta calma solo alcune delle 800 cassette di sicurezza di una delle banche più sorvegliate d'Italia. Nessuno sparo, non scatta neanche il doppio sistema d'allarme. Un colpo da 18 miliardi, eppure i banditi e il loro capo, Massimo Carminati, non cercano soltanto denaro. Cosa cercavano i banditi, cosa cercava Carminati? Dei documenti riservati con i quali ricattare magistrati che avevano dei processi importanti in quel periodo. Cosa c'era dentro queste cassette? Nessuno ce l'ha detto, nessuna delle vittime, se c'è un documento riservato, lo denuncia. Bologna, P2, delitto Pasolini, omicidio Pecorelli, banda della Maiana, Cosa Nostra, una lista di cui si è parlato già in passato, ma la cui prova arriva 18 anni dopo grazie a un libro di Lirio Abate, La lista, il ricatto alla Repubblica di Massimo Carminati. Che vantaggi ebbe Carminati da quel furto, anche a livello giudiziario? Cosa cambiò nella storia d'Italia? Beh, c'è stato sicuramente un miglioramento della sua parte giudiziaria. Da quel momento in poi lui non ha avuto più procedimenti penali aperti, non ha avuto più condanne e forse anche il percorso politico del paese è cambiato. Un inquietante fatto di cronaca che ha segnato la storia criminale di un personaggio tornato di recente alla ribalta con il processo Mafia Capitale a Roma e che ha avuto a che fare con la storia mafiosa della Sicilia. Carminati si vanta in alcune intercettazioni di aver conosciuto Falcone, ne parla come un antagonista e questa cosa fa capire, diciamo, intanto lo spessore che aveva Falcone nei confronti di queste persone e poi per il fatto che questi si vantavano di essere stati interrogati da Falcone. Ad onor del vero, il numero uno per la lotta alla mafia non poteva che non interrogare i mafiosi. Allora a questo punto forse Carminati si sentiva mafioso, punto di domanda. Sta comodo qui vicino a te. Lo vedo un po' difficile su questa cosa.